Grazie Presidente. Siamo arrivati finalmente all'approvazione del piano, vera approvazione, perché finora di approvazioni non ce ne sono state. Mi riferisco a qualche termine improprio sentito dal relatore di maggioranza durante il suo discorso. Non ci sono state approvazioni, ma solo adozioni. Io mi stavo chiedendo anche come mai un atto amministrativo è finito prima delle proposte di legge, ma poi dopo scopriremo che magari ci si aspettavano qualcosa di più dal punto di vista degli emendamenti, mentre invece noi non siamo intenzionati a produrre emendamenti così di bandiera, ma siamo entrati nel merito. Quei pochi che abbiamo presentato sono emendamenti che entrano nel merito, come abbiamo sempre fatto e continueremo a fare anche in futuro. Su questo piano abbiamo cercato, nonostante era notorio, insomma, che non ci piacesse già la versione adottata, che la nostra collaborazione comunque c'è stata nel momento in cui c'era la possibilità di produrre dei cambiamenti migliorativi. Dal momento in cui ci siamo resi conto, ovviamente, che questo piano non era un testo unico, ma era già il secondo testo, un piano di gestione dell'incenerimento più che della gestione dei rifiuti, ma nonostante questo abbiamo tentato e continuato a discutere e a fare confronti in commissione. Non ci siamo mai sottratti fino al momento in cui abbiamo capito che questo piano era, come ha poc'anzi detto il mio collega Bertani, inemendabile, perché non c'era intenzione di avere la nostra collaborazione, ma piuttosto la nostra complicità nell'approvazione, cosa che non ci sarà, perché ovviamente noi questo piano non lo voteremo, ve lo dico chiaro. Cioè, questo è un piano invotabile dal punto di vista della politica del Movimento 5 Stelle. Non per questo non tenteremo, come abbiamo fatto, di proporre delle modifiche migliorative, secondo noi, di buon senso, entrando nel merito. Abbiamo detto ormai, non solo noi, anzi, all'inizio nemmeno noi l'abbiamo detto all'inizio, ci siamo arrivati dopo, avendo verificato i testi, che questo piano era da ripubblicare. Ripubblicare per dare mano, per dare modo a chi era interessato alle modifiche avvenute, non derivanti dalle osservazioni, ma derivanti da intenzioni politiche della Giunta, di poter dire la loro e in questo modo poter partecipare alla discussione, cosa che non è avvenuta come è stato già tra l'altro detto da interventi precedenti. Ci siamo resi conto che questo testo era assolutamente difforme da quello che era l'originale quando abbiamo tentato, come accennato anche poco fa il collega Fotti, di incrociare i testi originali con la proposta della Giunta con le osservazioni. Questo incrocio, sicuramente impegnativo, ha evidenziato che questo testo era assolutamente un testo nuovo, un testo che doveva essere sottoposto a chi aveva interesse nell'intervenire, che nella versione precedente magari non era preso in causa. E quindi c'è stato un tradimento, come ha detto anche il mio collega, di un iter che voi stessi vi siete scelto. Avete scelto di un iter che poi avete disatteso perché magari c'erano passaggi che facevano comodo. Come quello accennato anche dal mio collega Bertani, che è un po' è saltato all'occhio il fatto che tra uno Stato estero e la Regione Emilia-Romagna non ci fosse alcun accordo per incenerire rifiuti in quel di Rimini, ma solo di seppellirli, e poi ci ritroviamo che dopo l'approvazione di questa delibera quei rifiuti dal Stato estero della Repubblica di San Marino sono finiti all'inceneritore senza alcun accordo reale, a meno che non si sia fatto nel frattempo per sistemare le cose. Però di fatto, siccome il piano è entrato in vigore, una parte del piano è entrata in vigore 30 giorni dopo l'approvazione della delibera di Giunta, sostanzialmente da febbraio più o meno, i rifiuti da San Marino stavano andando già all'inceneritore.
e non alla discarica, nonostante non ci fosse l'accordo. Stiamo parlando di uno Stato estero. Capisco che parleranno romagnolo, ma sempre di Stato estero si parla. Tralascio e sorvolo sulle promesse sempre disattese della suddetta Repubblica sulla volontà di fare una sempre migliore raccolta differenziata, perché non l'ha mai fatta. Un po' di silenzio in aula. Sul discorso di riuscire invece di cercare di migliorare questo piano producendo emendamenti, come avete notato, non abbiamo presentato 1000 emendamenti, ne abbiamo presentati una ventina, insomma quelli che ritenevamo più opportuno e che entrano nel merito delle questioni che ci interessano. Sarebbero stati molti di più, ma ci siamo anche resi conto che sarebbe stata un'operazione quasi inutile, perché erano già passati anche in commissione. C'è da notare che ci sono momenti in cui il testo del piano rifiuti è assolutamente complicato, pesante, difficile da mantenere. Riuscire a fare emendamenti bisogna stare attenti. Ricordo l'intervento del relatore di maggioranza in commissione, bisogna stare attenti perché insomma non sappiamo poi che tipo di risultati può portare andare a fare modifiche su un piano così complesso. Mi piace notare che nel frattempo si è presa dimestichezza col piano, tant'è che dopo la votazione degli emendamenti in commissione, il giorno dopo c'era già pronto il CD col piano emendato. Quindi nella notte è stato fatto una modifica a un piano così complesso con tutti gli emendamenti presentati, ovviamente esclusi i nostri. Un piano che è un piano che, come diceva anche mio collega, punta sull'impiantistica, ma lui diciamo che è stato molto anche buono, ma punta sull'incenerimento in modo pesante, punta sul non spostare lo status quo, sul non andare a disturbare il manovratore, le multi-utility che devono comunque garantirsi una loro capacità di lavoro, e riuscire a fare ovviamente il loro interesse, che è quello di fare business e di poter dare dividendi ai soci che sono anche soci pubblici. E qui torniamo al conflitto di interesse che in quest'Aula già esplicitato altre volte. C'è un conflitto di interesse che nessuno vuole andare a toccare o discutere sul fatto che non è possibile andare a mettere in discussione un metodo di questo tipo se siamo blindati mani e piedi, amministratori compresi, perché sennò perdono un flusso di cassa che gli serve per tenere in piedi i servizi locali, visto il patto di stabilità. Cioè, è un gatto che si morde la coda. Io non capisco come riusciremo mai un domani a essere virtuosi se a quell'impiantistica, a quella modalità saremo strettamente legati. Io so che posso cambiare il gestore dell'elettricità, il gestore della telefonia, quello del gas, ma mi è impossibile cambiare il gestore dei rifiuti perché c'è un monopolio. C'è un monopolio e quindi dobbiamo rimanere lì legati mani e piedi a multi utility private, che molto, nella maggior parte dei casi hanno una struttura, un'impiantistica di loro proprietà, non di proprietà pubblica, e quindi se un domani volessimo anche dare la possibilità a un nuovo gestore di farsene carico di questi servizi, non ci sarà alcuna possibilità di farlo, perché avremo già strutturato tutto quanto in modo che questi gestori possano andare avanti altri 20 anni, forse, non so, adesso con Parma probabilmente anche di più, è nuovo, è ancora lustro, c'è ancora la cera sopra, e che ricordo è di competenza provinciale, che non è 5 Stelle, ricordo che le opere compensative che dovevano essere fatte e che sono state lasciate in deroga a IREN, la deroga è stata rilasciata dalla provincia, che non è 5 Stelle, però oltre ad andare in tribunale più di tanto non è che possiamo imbaricarci, come vi ho detto già in questa aula io, non è che possiamo alcatenarci davanti ai cancelli, si opera tutte le volte che si può operare e si va sulla stampa tutte le volte che si dice vogliamo contrastarlo, ed è stato fatto, visto che anche che Parma ha affamato l'inceneritore, Parma città, non certo Parma provincia, noi in provincia non ci siamo, negli altri comuni nemmeno. Diverso è quello che sono le nostre intenzioni, è chiaro. Abbiamo presentato anche, come diceva mio collega Bertani, nuovamente in questa
in questa occasione, la prima volta fu per l'approvazione della legge 16, l'ODG per il decommissioning degli inceneritori. Noi non abbiamo mai affermato che avremmo spento inceneritori il giorno dopo. Bisogna legare lo spegnimento alla vetustà, al raggiungimento degli obiettivi di legge, legge 16, obiettivi sfidanti, è stato detto più volte, economia circolare, ma economia circolare boicottata dal piano stesso, perché poi dopo là non ci arrivi con un otto inceneritore in regione. E sembra che dopo l'approvazione della legge 16 anche il Presidente Bonaccini era concorde sul fatto che andassero spenti gli inceneritori. Li spegneremo tutti, chiuderemo gli inceneritori. Potremo spegnere inceneritori, spegneremo qualche inceneritore per poi arrivare al piano e non spegnere neanche uno, perché forse Ravenna, ma forse, vedremo, Piacenza dirotta su Parma, ma forse no, vedremo, no, infatti c'è un, è tutto in divenire, va benissimo, perché c'è una discussione in atto, va bene. Visto che si parla comunque di infrastrutture, si parla anche di possibilità di lavoro, ricordo che un vecchio studio che ormai è diventato, sarà scritto su pergamena ormai da tanto tempo che è stato fatto, parla di occupazione, smaltimento, recupero, quindi riciclaggio, con un rapporto di 1:25. Mediamente, c'è chi dice anche di più, però 1:25 dica 25 posti di lavoro in più nel campo del riciclaggio per ogni posto nello smaltimento, e questo non è da non considerare, anzi da tenere in molta considerazione. Poi io non entro più nel discorso del quale procedura si sia adottata per l'approvazione del piano. Diciamo che una procedura, se l'ho detto anche all'inizio, una procedura, un metodo va identificato. Se sia giusto o sbagliato, qualcun altro forse dirà se è così. Di sicuro se si adotta una procedura va resa e va tenuta in modo coerente, mantenuta in modo coerente. Per noi questo non è stato propriamente fatto, proprio per il fatto che andavano, secondo noi, ripubblicizzato. Io ho sentito anche in alcuni interventi che il nostro piano non danneggia i territori, cosa che non solo non si può dire, ma non si hanno evidenze di questo. Non si può dire perché non abbiamo un piano, un'anagrafa dei siti inquinati, quindi non sappiamo quanto siamo inquinati. Non abbiamo un piano, come diceva la mia collega Piccinini, un piano delle bonifiche, quindi non sappiamo quali siti sono. Come facciamo a dire che va tutto bene perché non abbiamo i rifiuti per strada? Ah, ma quelle basta accelerirli, poi quanto siamo inquinati ancora però non lo sappiamo. L'inceneritore non è una questione, non è una tecnologia innovativa. Lo facevano già i contadini una volta bruciando le foglie secche, ce lo si fa ancora in qualche caso. È la stessa tecnologia, è solo che l'hanno messa dentro una stanza con un camino. Abbiamo migliorato i camini? Bah. Non so fino a che punto, di sicuro a questo punto noi non potremo fare molto per porre dei miglioramenti al piano e fare in modo che ci siano un cambio di tendenza, un cambio di rotta. L'unica cosa che possiamo fare è dire un no, un solo un no, che è quello del dire no agli inceneritori con una semplice protesta civile. Niente di che. Mi dispiace, ma dovete uscire. Uscite. O la ripiegate o uscite immediatamente. La seduta è sospesa. Ieri la seduta è sospesa.